A Milano, durante la Borsa Internazionale del Turismo, l'allarme è stato lanciato ancor più ad alta voce, perché proprio quando le regioni si incontrano e si confrontano, che risaltano le carenze, le problematiche e gli ostacoli per uno sviluppo unitario che qui a Sud invece continua a proseguire lentamente. Il 2011 verrà ricordato come l'anno in cui, mentre tutto il paese era impegnato a celebrare l'unità d'Italia, Trenitalia ha pensato di dividerla. Una situazione di fortissimo disagio in relazione ai pesanti tagli nei collegamenti ferroviari regionali ed extraregionali. Non solo un ulteriore, non più sopportabile danno per le popolazioni, anche una sorta di violazione dei diritti basilari alla mobilità dei meridionali. La riduzione viene ritenuta illogica perché il provvedimento taglia di fatto in due il paese, toglie un servizio pubblico fondamentale, sfavorisce migliaia di viaggiatori e lavoratori. Infatti, le aziende che avevano in appalto il servizio notturno di controllo a bordo hanno chiuso i contratti. Questa è la situazione che è venuta fuori dal bilancio tracciato nella sala congressi della BIT di Milano dal presidente della regione Puglia Nichi Vendola, perché si può sicuramente migliorare i servizi, garantire un'accoglienza di qualità, puntare sulla internazionalizzazione, ma i sacrifici diventano inutili se sei tagliato fuori. Trenitalia, diciamo, ha celebrato i 150 anni dell'unità nazionale all'incontrario, spaccando la dorsale adriatica, rompendo l'unità del paese. Se si cancellano i treni a lunga percorrenza e i vagoni letto, si sta ferendo un diritto fondamentale. L'unità si è fatta lungo la ferrovia, non puoi spaccare la ferrovia. Una battaglia da intraprendere tutti insieme. Alfredo Prete, presidente della Camera di Commercio di Lecce, durante la conferenza stampa si alza e racconta al microfono la cronaca di un viaggio in treno Lecce-Milano, non notturno, prima classe, solo sulla carta, privo di servizi. A nome di tutto il sistema camerale, e noi siamo a fianco a lei, a fianco alla Regione Puglia in questa lotta, perché non è possibile che Trenitalia non ci dia la dignità per arrivare in treno a raggiungere le città del nord, perché lei lo sa meglio di me. Il treno è il mezzo che viene più usato dalle persone che non hanno la possibilità di spendere tanti soldi e di usare altri tipi di mezzi. Perciò le volevo dire e la ringrazio per questa lotta. Il sistema camerale sarà a fianco a lei, perché noi consideriamo il sistema infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo economico della nostra regione. Grazie.